Signori, benvenuti in un nuovo episodio di Amnesia The Bunker. Nell'ultima puntata abbiamo finalmente fatto saltare in aria quella che dovrebbe essere l'uscita, o almeno quello che abbiamo letto anche nelle note. Abbiamo aperto gli armadietti, ci siamo portati dietro una pistola, queste cose qua, la bottiglia magari la butto, il coniglietto non lo so, magari può servire. Queste le teniamo pure, non si sa mai. Il pompa siamo senza colpi, quindi l'ho lasciato. Quindi io direi, aspetta, vediamo se abbiamo pure una granata. No, accendi, madonna, perché ho la sensibilità sempre a cazzo. Io direi di portarci dietro una granata gas. Ma così ne abbiamo due, non si sa mai. Bene, ragazzuoli, finalmente possiamo proseguire. Prendi la torcia! Oddio, ma è un buco. Ma non è un'uscita. Madonna. È una truffa. Salvataggio della vita. Ma è una truffa. Non si esce. Vai via, demonio. Cos'è? Posso spingere la... Attenzione, guarda come la ribaltiamo senza un minimo di rispetto. No. No, no, la vedo brutta. No, no. Accendi. No, raga, già il fatto che c'è quello ancora qua sotto. Qua non si è finito un cazzo. Io pensavo fai tutto questo bordello, esci e te ne vai a fare in culo. Cos'è? Ma dove minchia siamo? Ma non è... Non è normale. Ehi. Guarda che ti freddo la vita io, eh. E qua è crollato il ponte. Ma dove... Quanti colpi abbiamo, per curiosità? Ah dai, 4 colpi. Eh sì, ma dovremmo passare da qualche parte. Allora, da qui possiamo... Ah. Possiamo girare la manovella per il ponte. Quindi se qualcosa ci insegue, possiamo, volendo, aprire... Direi che è profondo. Buttiamo gli scatoli di prepotenza. Così, la palla. E cagare. Comunque è altino, eh. Oh. Oddio. Mamma mia la... Oh cazzo. Aspetta. Se mettiamo il barile magari... Magari lui esplode male. Dai, non penso puoi camminare qui. No, raga, questo mi chiude. Oddio, ma che cazzo è? Una bestia del diavolo? Buon uomo, lei sa dirmi qualcosa su tutto questo che è successo? Qua ci sono delle bottiglie, ma non me ne faccio niente. No, io uso le granate a gas. Qua, io tiro una granata a gas e mi blocco la strada. Via! No, ma... No, sa di me. Dai, pensa, ci sarà qualcosa qua per sopravvivere. Minchia, c'è il barile esplosivo. Maria. Ma forse ho capito, se metto il barile esplosivo dove c'è il ponte, in teoria poi ci passo sopra e faccio saltare in aria il ponte. Oh, porca puttana. Madonna. Non so manco se mi sta inseguendo, ma io nel dubbio non mi giro. Qua consumo un mare di proiettili a caso. Lì c'è ancora il gas. Aspetta, qua c'era la manovella della vita. Allora, così alzo il ponte. Quindi se lui passa di qui, dai, passa. No, sei stronzo. Posso fare la stessa cosa da questo lato. Perfetto, dai, passa di qui che ti apro il ponte malissimo. Vieni qua, figlio di puttana. Dai, appena passa nel mezzo alzo tutto. Non si alza. A cagare, non posso alzarlo. Direi di no. Me ne vado. Sì, ma ho già spartato 2 colpi, raga, non va bene. Posso tirargli una pentola. Ottima cosa. Secondo me il trucco è farlo cadere malissimo. Non ho molto idee. Sì, però il ponte salta. Dai, guarda, uccidimi. Facciamo la finita, dai, vai a cagare. Comunque, raga, mi è venuto un colpo di genio. Ho un'idea. Ed è un'idea geniale. Mi ricordo che in questa stanza qui, adesso vi faccio vedere subito, nella zona dove abbiamo ucciso, dove c'era un mare di ratte, abbiamo trovato quello delle Molotov, cazzi e mazzi, qui sulla prima stanza, una volta che entriamo, la prima stanza a sinistra, c'era un armadietto con le granate. Se c'è ancora la granata, possiamo tirarli direttamente alla granata.
E la granata c'è. Tieni, prendo pure le due a gas. Tutto così. Per hobby. Bene, torniamo indietro. Perfettamentissimamente. Adesso saltiamo. Riandiamo. Saltiamo. Salviamo. Andiamo là sotto. Eccolo qua. E adesso che siamo qua sotto con molta calma, da notare la lagata della vita che fa ogni volta che si entra qui, con la granata facciamo saltare. Ma guarda te come si incastra. Possiamo far saltare tutto. Ok, quindi qua il fatto che crolla il ponte penso sia proprio un indizio del tipo qui cade tutto. Vabbè, qua c'è lui. Aspetta, aspetta che ci equipaggiamo la granata sul 2. Allora, quindi questo ponte non è di legno. Minchia, qua dobbiamo stare molto attenti. Lui così può fare il giro. Oddio, ma mi sta inseguendo malissimo, tra l'altro. Ok. Questo è un ponte di legno. Dai. Sì. Due ore dopo. Fanculo, l'ho spinto. Merda. Vaffanculo. Non c'è il coso. Niente. Il piano è andato a puttana, raga. È andato a puttana il piano. Io devo curarmi. Come cazzo faccio a curarmi così con questa cosa che mi mette ansia? Ma se sparo al coso non si rompe? Madonna mia. Ce la faccio a curarmi? Guarda come muore Sly. No, ma puoi metterci anche altre ore, eh? Vai tranquillo. Ok, lui è lì. Se sparo a sta trave, io mi auguro che si rompa. Mamma mia, ma qua è un casino, raga. Comunque, qua devo trovare. Cos'è? Ti tiro la manovella della vita. Devo farlo cadere, secondo me, per forza. Il problema è che l'unica cosa che ho a disposizione io. Io ti alzo il ponte, perdonami. Guarda come torna subito indietro, che bastardo. Oddio, abbassa il ponte. Ma torna subito indietro. Lui tutto questo tempo mi vede praticamente. Quanti colpi abbiamo? Madonna. Abbiamo sprecato la granata. Era l'occasione della vita. E questi non sono esplosivi. Il problema è questo. Lui passa di qui. Vediamo se qua riusciamo ad avvicinarci qualcosa. Ma tipo questo. Oddio, vai veloce. Oddio, metti ansia. Mi metti ansia. No, non riesco. Tu devi andare per forza di qui. Io ti faccio arrivare qua. Poi ti alzo il ponte. E mentre tu torni indietro come un coglione, mi sposto lo scatolo. Mamma mia, sei la lentezza fatta uomo. Cagare, dai. Non è possibile fare una roba del genere. Cagare. Allora, raga, guardiamo il lato positivo. In teoria, se sposto solo una scatola, dovrei farcela. Quanti colpi abbiamo? Giusto per curiosità. Tantissimi. Guarda come mi fotte. È proprio stronzo, eh. Aspetta, che il trucchetto è fare il coso col ponte. Dai, abbassa. Abbassa. Sto cazzo ci metti. No, rivieni di qui. Guarda poi come corre quando li abbassi il ponte, che bastardo. Adesso, velocità della luce. Oh mio, raga, manco l'ansia che ho, porca puttana. Sì, ci sta una vita. Dai, vai a cagare. Oddio, porca puttana, si spacca tutto. Guarda, sai che ti dico? Non ti darò impasto e mi butto piuttosto, figlio di puttana. Che cazzo è successo? Non sono morto? Occhio a dove metti i piedi. Ma vai a cagare. Allora, le granate a gas praticamente sono utili, proprio un'utilità incredibile. Io farei una cosa a questo punto. Mi prendo l'accendino e usiamo le molotov. Ho uno straccio, ne posso fare una, due. E il coniglio, dai, lo poso, questo gran cazzo. E mi prendo tre molotov. Ah, un'altra roba. Poso il kit medico che è troppo lento da fare. E mi prendo una benda. E per non fare questa scena 13 volte, salviamo. Ok, quindi il ponte che si alza varia. Adesso è questo. Ma io sono sicuro che se butto lui qui, comunque ho del tempo. Ora, siccome è molto lento, stavolta lo facciamo un po' prima. Troppo prima. Minchia, invece no, quasi, guarda lì.
Vaffanculo. Aspetta, aspetta, metti questa. Equipaggia questo. Madonna, io spero che bruciando sto coso di legno cade, però. No, sono... Ma vai a cagare. Equipaggia le molotov, no? Brutto coglione. Brucio qui. Adesso devo avvicinare le scatole qui. Sì, come vedete crolla tutto, però lui riesce ad appena... Oddio, è caduto sotto. Minchia, ma lo sai che forse... Sì! Sì! Non ci credo! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Vai via! Non mi dire che non passi! Dai! Oddio! Dove cazzo sono finito? Nella merda! Merda di cavallo! Oddio, guarda qui, raga! Mi avrà scambiato per uno di loro, guarda qua, raga! Mamma mia, sono tutti mangiatissimi. E l'abbiamo finito, signori. Attenzione, siamo riusciti a uscire da questo buco di merda con Godzilla che era lì all'interno. È stato un gioco... Non è che mi sia piaciuto chissà quanto, vi dico la verità. Però è stato divertente da giocare. Ci ha avuto i suoi momenti d'ansia, i suoi momenti del cazzo. Diciamo così, purtroppo la cosa dei salvataggi e secondo me la cassa alla Resident Evil che non è infinita ed è limitato mi ha fatto buttare un mare di risorse, non sapevo come organizzarmi bene l'inventario, è stato un po' un casino da questo punto di vista. Il pompa te lo fanno trovare ma praticamente non serve un caso perché non ha la stessa utilità della pistola, non lo so, magari il pompa te lo stordisce un po' di più lui ma comunque non puoi fare altro. Però è stato, dai, un giochino così bello da fare, bello da giocare insieme. Signori, io vi saluto, noi ci vediamo nella prossima serie. Non so che gioco faremo, ma qualcosa ce la inventeremo. Signori, grazie per il supporto. Se volete lasciare un mi piace, lo lasciate. Se non lo volete lasciare, andatevene a fa' culo. E noi ci vediamo nella prossima serie. Ciao, belle mie.